Buongiorno a tutti, in questo video parleremo un po' delle infedeltà coniugali nello specifico e quindi del perché una persona dovrebbe recarsi in un'agenzia investigativa per scoprire un tradimento. La prima cosa che viene in mente è sicuramente quella che appunto un uomo o una donna si rechino all'interno di un'agenzia investigativa per scoprire effettivamente se c'è un tradimento oppure no. Questo è parzialmente vero però perché nel 99% dei casi chi si reca in un'agenzia investigativa ha già quasi la certezza che ci sia un tradimento da parte del compagno. Quindi effettivamente sì, si recano in un'agenzia investigativa per scoprire se effettivamente c'è un tradimento, però questo fa parte di un processo un po' più ampio, un po' più complesso, nel senso che il fine ultimo di recarsi in un'agenzia investigativa è proprio quello di acquisire delle prove inconfutabili che poi possano valere in sede giudiziale, perché se no altrimenti chiunque potrebbe dire vabbè, ma mi metto io a seguire la mia compagna, mia moglie, mio marito, mi improvviso investigatore, gli scatto delle foto e ho risolto. In realtà non funziona così. Non funziona così perché le prove per essere valide in giudizio hanno bisogno di essere appunto comprovate da un'agenzia che ha determinati requisiti, quindi un'agenzia investigativa. Quindi se vogliamo, di fatto il cliente che viene in un'agenzia investigativa e spende comunque dei soldi per scoprire un tradimento, un adulterio, lo fa, come abbiamo detto appunto in prima battuta, per scoprire sicuramente se questo tradimento c'è, ma poi per tutta una serie di agevolazioni, perché è vero che non c'è più la separazione per colpa, però comunque il giudice ne tiene conto in sede di udienza e un buon avvocato tenterà di addebitare appunto al coniuge traditore lo sfascio del matrimonio. Voi pensate, quando magari bisogna appunto decidere in sede giudiziale se fare una separazione consensuale oppure no, bisogna decidere i termini dell'accordo, quante volte magari un genitore può tenere il figlio, quante volte no, se può farlo dormire presso la casa dei nonni oppure no, e soprattutto quanto deve pagare di alimenti poi, no? Ecco che quindi l'investigazione acquisisce insomma una rilevanza molto importante, proprio perché da lì poi si determineranno tutta una serie di fattori economici legati appunto al tradimento, all'eventuale tradimento. Ecco perché è importante rivolgersi ad un'agenzia investigativa, ovviamente in regola con la licenza e con i requisiti a norma, proprio perché spendendo effettivamente dei soldi in fase iniziale, quindi indipendentemente da quanto duri l'indagine, insomma, il cliente va poi a sostenere delle spese, ecco che poi però diventa veramente, veramente importante acquisire delle prove, primo, come abbiamo detto, appunto in fase di udienza, in fase di separazione. E poi perché, soprattutto se ci sono dei fili di mezzo, può tornare molto utile poi a distanza di anni spiegare magari ai propri figli, quando sono già più adulti, insomma, quando hanno preso coscienza di determinate cose, perché un matrimonio si è sfasciato, no? Perché voi immaginate quando magari due coniugi, insomma, marito e moglie si separano. Ecco che viene quasi naturale, no? Parlando con i figli, riversare le colpe poi sull'altro, no? Quindi dire non è stata colpa mia, è stata colpa di tuo papà oppure è stata colpa di tua mamma. Quindi i bambini, gli adolescenti, i ragazzi, insomma, si ritrovano un pochettino poi sballottati e sostanzialmente vince il genitore che è più bravo a convincere i figli di quello che è successo, no? Ecco che quindi in realtà se però noi abbiamo delle prove nel cassetto che possiamo tirare poi fuori a distanza di anni, lì poi non c'è più margine di, insomma, di discussione, di insinuazione, perché poi facendo vedere le foto, mostrando le relazioni dell'investigatore magari di 3, 4, 5, 6 anni fa, ecco che possiamo dimostrare ai figli come sono andate realmente le cose. Quindi la relazione dell'investigatore va intesa come una vera e propria polizza vita che ci può agevolare sicuramente nel corso degli anni. Quindi è importantissimo non fare l'errore di dire ah, ma uno va in un'agenzia investigativa solo per scoprire se c'è il tradimento oppure no, ma ecco che abbiamo visto che ci sono dei risvolti ben più importanti. Se ti è piaciuto questo video ti consiglio di iscriverti al nostro canale e seguirci anche su Facebook e Instagram.